buongiorno e bentrovati per questo appuntamento con l'edicola di TVL, la Nazione del Giorno. La notizia del giorno ovviamente non è di ambito locale, trattandosi del risultato a sorpresa delle elezioni per le presidenziali negli Stati Uniti con l'ormai nota vittoria di Donald Trump, ma di questo avremo modo di occuparci ampiamente dando un'occhiata alle testate online dei principali alle pagine online dei principali quotidiani italiani, tutti dedicati naturalmente a questa novità. Però cominciamo invece con qualche notizia per quel che riguarda la provincia di Pistoia. Rapidamente, la prima riguarda una novità rilevante per residenti e visitatori, cioè la manutenzione delle strade. Servono altri 20 milioni, si parla delle strade che sono di competenza della provincia, che devono essere appunto sistemate con i noti problemi di bilancio dell'ente. Dai sopralluoghi per la mappatura dei punti più a rischio sono stati rilevati 238 km di strade che necessitano di essere asfaltate, interventi che, considerati insieme alla fresatura, avrebbero un costo di 9,70 euro al metro quadrato per arrivare al totale dei famosi 20 milioni di euro circa di costi. Quello che si dovrebbe fare, intanto però ne saranno spesi 580 mila, quelli che, cioè, la provincia è riuscita ora a trovare in Val di Nievole. Si ricorda tra l'altro che con questi soldi disponibili sarà possibile agire oltre che sulla Camporcioni anche sulla provinciale 41 Pesciozzano, interrotta da una frana, e avviare il ripristino della viabilità a Porta Fiorentina a Pescia dopo la nota crepa determinata dalle precipitazioni dello scorso fine settimana. Ancora in ambito locale, un intervento interessante per un'altra delle questioni che agitano la politica anche locale, e è questo doppio binario, per così dire, da un lato del referendum costituzionale e dall'altro delle prossime amministrative, in particolare naturalmente per il comune di Pistoia. Sbagliato parlare di primarie, il partito sta andando fuori strada. La dichiarazione del parlamentare del PD pistoiese Edoardo Fanucci, che commenta ancora una volta le dichiarazioni di Enrico Rossi, il governatore della Toscana, che come è noto nei giorni scorsi ha sollecitato alla riconferma automatica dell'attuale sindaco uscente per quel che riguarda il centro-sinistra, cioè Samuele Bertinelli. Intendo ribadire, dice invece Fanucci, quanto sostenuto dal segretario provinciale del PD Riccardo Trallori: non è questo il momento di discutere di primarie o di coalizioni, l'obiettivo fino al 4 dicembre è il referendum. E Fanucci poi ricorda che il destino del PD passa anche dall'esito referendario del 4 dicembre, forse non si sta sufficientemente pensando a questo aspetto. Non possiamo sorvolare i modi con cui i nostri presunti alleati stanno portando avanti il loro no al referendum, dice Fanucci, e sottolinea chi l'ha intervistato riferendosi a Rifondazione Comunista. E non mi riferisco soltanto ai compagni di viaggio che abbiamo a Pistoia, ma anche ad altri partiti di coalizione presenti in diversi comuni della provincia. Un atteggiamento che sorvola la legittima presa di posizione e che impone degli interrogativi. Anche il tema delle alleanze dopo il referendum sarà in discussione, quindi per Fanucci tutte le strade aperte. Sotto poi c'è una presa di posizione invece. È stato interpellato uno degli esponenti di Rifondazione Comunista, che è Stefano Cristiano, che dice: sarà il PD a scegliere cosa vuole fare, ma secondo me il sindaco Bertinelli riuscirebbe a vincere anche ipotetiche primarie, così come ha fatto in passato. Il PD quindi farà certamente le sue valutazioni, così come le farà il mio partito, cioè Rifondazione, dice ancora Cristiano, che andrà eventualmente a appoggiare un programma. Resta il fatto che in questo momento venissero decise le primarie per il candidato sindaco Bertinelli, dice Cristiano, sarebbe in grado di vincerle come fece nel 2012. E vedremo. Ancora in ambito locale, ancora un intervento da parte di Trallori, che oltre a essere appunto responsabile provinciale del Partito Democratico è anche consigliere comunale a Pistoia, e in questo secondo ambito ha sollevato una questione, cioè segnalando la presenza di alcune prostitute nel parcheggio di Capostrada vicino alla chiesa della Madonna della Salute. Per svolgere la loro attività in mezzo alla vegetazione adiacente alla parrocchia sarebbe stato posizionato un materasso. Il consigliere quindi ha chiesto al sindaco un intervento celere
il monitoraggio della zona. Nel dibattito poi che si è sviluppato su questo tema in Consiglio, l'intervento di Anna Maria Celeste di Forza Italia, che ha ricordato come i controlli non debbano punire le donne da aiutare e proteggere, bensì chi le sfrutta, gli avventori che alimentano questo sistema appunto ignobile della prostituzione. Ancora una notizia che vale la pena di sottolineare, gli dà ampio spazio per quel che riguarda la Val di Nievole e Montecatini, in particolare la Nazione, e riguarda la notizia di uno psicoterapeuta che è stato radiato dall'ordine, un seguace delle teorie di Hammer, e si tratta del primo caso di un provvedimento del genere in Italia. È stato radiato dall'ordine degli psicologi appunto perché seguace delle teorie di Hammer. La persona in questione è Sergio Paccosi, di Montecatini Terme, residente a Ponte Buggianese, che ha già comunque sulla vicenda annunciato un ricorso. Il professionista è stato denunciato da un collega che aveva seguito una sua ex paziente. Lo psicologo, come riporta un'agenzia ANSA, avrebbe spiegato che le metastasi non sono dovute al tumore primario, ma all'ansia dell'agitazione da questo provocata. Il tutto nasce dal teorie secondo le quali i tumori e più in generale le malattie sarebbero provocate da conflitti interiori come l'ansia e l'agitazione. Hammer è un medico tedesco non più abilitato all'esercizio della professione, famoso per aver elaborato a partire dagli anni 80 una medicina alternativa che è denominata la nuova medicina. Soltanto un'occhiata anche alla pagina fissosa del Tirreno, c'è questa vicenda, diciamo, che sta tra politica e costume, anche potremmo dire comunque costume politico. Un intervento del segretario provinciale della CGIL Jessica Beneforte, che chiede al PD di censurare Gramigna, perché c'è questa dichiarazione sui social sul referendum costituzionale, è stata postata da Antonella Gramigna, che dichiarava di aver incontrato alla Leopolda un dirigente della CGIL che si sarebbe espresso per il sì, e il commento è stato: non pensiamo che tutta la CGIL sia per il no, quella intelligente voterà sì. E naturalmente, diciamo, la cosa non è piaciuta evidentemente al responsabile del sindacato pistoiese, che risponde alla coordinatrice del Comitato Toscano di Donne per il sì con una battuta. Antonella Gramigna, dice, ha dichiarato Belaforte, contattata al telefono dal Tirreno, ha perso un'altra occasione per stare zitta, non so se ha ancora la febbre. Tutto è riferimento a un altro post su Facebook, nella quale tra le altre cose Gramigna aveva pubblicato una foto di Nilde Iotti attribuendola a Tina Anselmi, cioè dicendo che si trattava di Tina Anselmi in occasione appunto della scomparsa di questa, della prima donna che è stata ministro di un governo italiano. A questo punto, prosegue Beneforti, sempre in questa intervista telefonica con il Tirreno, spero e auspico che il PD la fermi, perché sta offendendo uomini e donne, cittadini e cittadine, che hanno diritto di esprimersi come vogliono in modo libero. Insomma, diciamo, questo riferimento all'intelligenza per il voto su Perizzi non è stato molto gradito evidentemente dalla CGIL, almeno pistoiese. Veniamo ancora dunque a dare un'occhiata alle versioni online di pubblicazioni. Partiamo però sempre dall'ambito locale, perché ci sono un paio di articoli che sono interessanti da leggere per quel che riguarda la montagna pistoiese. Se ne occupa appunto questa pubblicazione online che è La Voce della Montagna, dando notizia nel pezzo di apertura di una novità di rilievo per la montagna, in particolare il comune di San Marcello, che con un voto in consiglio comunale, dopo un lungo iter burocratico, ha sancito il passaggio di proprietà degli spazi della ex FAP, cioè questi spazi passano dal demanio statale al comune appunto di San Marcello, sono spazi che ospitano le autolinee del Copit, e i progetti futuri di cui si parla per questa area, c'è quella anche di trasferirvi il mercato, e in parte anche coperto, oltre a uno spazio per la sosta delle auto. Resta però aperto, e qui vale la pena di approfondire appunto il pezzo della Voce della Montagna, il nodo naturalmente dei finanziamenti necessari a ristrutturare i vecchi edifici. Altro articolo interessante riguarda questo appello che viene rivolto a istituzioni e privati
per la salvaguardia dei castagneti. La crisi testimoniata dall'importazione all'estero di grandi quantità di castagne, dello stato di abbandono nel quale versano gran parte delle piante, però esistono anche presupposti, e si tratta del prezzo evidentemente rilevante della farina dolce, perché torni a essere una risorsa economica. Servono nuove scelte, appunto di questo si occupa questo articolo, che è interessante, che parla anche di un prodotto simbolo della montagna pistoiese, che è, diciamo, parte anche dell'identità di quest'area del territorio pistoiese, oltre che diciamo una risorsa dal punto di vista economico, e vale la pena appunto di approfondire. Ma veniamo alla vicenda che è destinata a dominare, non solo per oggi, prevedibilmente prime pagine di tutti i giornali e l'attenzione dei media. Comunque è il trionfo di Trump, come riporta nella pagina di apertura del suo sito il Corriere della Sera. Scusate, Clinton ammette, sarò presidente di tutti, e la reazione dei mercati, che non è stata delle più brillanti. I mercati notoriamente preferiscono, diciamo, la stabilità. Evidentemente l'elezione di Trump non è vista in linea di continuità con quella della Clinton, questa è scontata, e quindi borsa in picchiata, Milano meno 2,4, ma in prima battuta, diciamo, la risposta dei mercati è stata comunque negativa. Ad ora, poi per chi voglia approfondire, naturalmente ci sono le mappe di come hanno votato tutti. L'affermazione di Trump è stata netta, occorrevano 270, come ormai è accennato, grandi elettori per assicurarsi la vittoria, e Donald Trump ne ha conseguiti 290, conquistando in sostanza tutti gli stati che erano in bilico, da quelli giganti come la Florida, poi ultimo anche la Pennsylvania, sino a quelli più, diciamo, più piccoli, ma comunque una vittoria naturalmente stracciata. E poi ci sono analisi, vediamo al riguardo questa, che è, riguarda l'umiliazione appunto subita da Hillary, il giorno più duro, e si parla degli errori che ha fatto anche nella sua campagna elettorale. Certo, deve essere semplice dirlo, ma Hillary Clinton, che non sarà dunque la prima donna presidente degli Stati Uniti, e lo sbaglio che gli viene sostanzialmente imputato è quello di pagare una strategia sostanzialmente negativa, dove il solo vero argomento portante della sua narrazione è stato quello di fermare Donald Trump, l'usurpatore, il pericoloso ciarlatano senza alcuna competenza e qualificazione a occupare lo studio Ovale, lo stolto irascibile con un dito sul football e così via, poco per vincere il gap di credibilità scavato da troppi anni passati sulla ribalta politica, poco per annullare l'antipatia profonda e antica che la candidata democratica suscita, e si è visto assai chiaramente, in una vasta fetta dell'America. Questo per quanto riguarda il Corriere della Sera. Repubblica, qui riporta appunto in apertura il risultato finale, 290 grandi elettori a favore di Donald Trump, 218 per Hillary Clinton, dunque e poi parla di voto shock per gli Stati Uniti, e poi naturalmente il primo discorso di Donald Trump: sarò al servizio di tutti, per l'America è ora di superare le divisioni. Probabilmente se avesse vinto la Clinton sarebbero state esattamente le stesse dichiarazioni. C'è un articolo anche interessante, riguarda aspetti sicuramente secondari rispetto a questo, ma comunque, se si vuole, anche curiosi, perché negli Stati Uniti si votava, oltre che per le presidenziali, anche per una caterva di referendum, uno dei quali riguardava l'uso della la legalizzazione della marijuana a uso ricreativo. C'è la California che ha dato il via libero in questo senso, cioè ha approvato, insieme anche al Massachusetts e al Nevada. In California e Massachusetts in particolare sono due degli stati considerati più liberal, perlomeno per tradizione, e ora si aggiungono in questa scelta Alaska, Colorado, Oregon, Stato di Washington e Washington, District of Columbia. Altro referendum che è stato approvato è quello dal Colorado, per esempio, che approva il suicidio assistito. E quindi vediamo che l'America si muove da un lato, diciamo, in senso conservatore per quel che riguarda la
la presenza degli Stati Uniti, però ci sono anche segnali in tutt'altro senso, in senso perlomeno liberal, e quindi questo rende, fa capire che c'è la necessità, diciamo, di una, un'analisi attenta anche sul risultato delle elezioni statunitensi. L'America è una società enormemente complessa, è difficile fare un'analisi dunque per slogan o per poche, diciamo, considerando poche variabili. Trump, un uragano di rabbia e scontento, questo è il pezzo, diciamo, di commento riportato in prima pagina, che è di Maurizio Molinari. Il popolo della rivolta conquista l'America ed elegge Donald J. Trump alla Casa Bianca, scuotendo il mondo. In appena 11 mesi il ceto medio bianco flagellato dalla crisi economica e disuguaglianze sociali ha trovato nel tycoon di New York il paladino che prima si è impossessato del Partito Repubblicano e ha sconfitto i democratici di Hillary Clinton, umiliato l'establishment di Washington, smentito ogni previsione e sorpreso il pianeta. È un uragano di scontento che viene dalla pancia della nazione continente alle sue roccaforti negli stati del Midwest che Barack Obama aveva conquistato, ma ora cambiano colore perché milioni di famiglie impoverite senza speranza di prosperità e felicità hanno deciso di espellere da Washington le dinastie che l'hanno governata negli ultimi 30 anni, cioè i Bush e i Clinton. E questa è sicuramente un'analisi diciamo interessante di quel che è successo. Questo, ecco, c'è anche da questo punto di vista un editoriale interessante che è pubblicato da Avvenire. Il presidente Trump, il presidente dell'America scontenta, qui scrive Elena Molinari, che parla di una lunga notte di sorprese, questa è fuori discussione, conclusa col risultato più inatteso, appunto la vittoria di Donald Trump, e la sconfitta è stata enorme per la Clinton, che era la super favorita della vigilia, e non solo per lei. E qui si tocca uno degli argomenti che veramente fanno discutere, hanno fatto discutere, faranno discutere probabilmente anche perlomeno nelle prossime ore, cioè il fatto che l'intera industria dei sondaggi politici, infatti, ancora una volta, come per il voto sulla Brexit in Gran Bretagna, ha fallito grossolanamente nel leggere gli umori dell'elettorato. Il risultato di oggi dimostra anche quanto tragicamente lontani dai problemi reali del popolo americano siano le elite professionali statunitensi, cioè giornalisti, parlamentari, analisti politici, e conferma una realtà emersa con forza negli ultimi 18 mesi di campagna elettorale. L'America è fratturata, la maggior parte dei suoi abitanti è profondamente delusa, il paese simbolo delle opportunità per tutti ha perso la speranza nel futuro, e su queste ansie dunque, sottolinea la redattrice di questo articolo, lo slogan rendere l'America di nuovo grande ha evidentemente messo le radici. Poi l'analisi del clamoroso flop di sondaggisti, previsioni, exit poll e così via. Se, come abbiamo visto, ci sono commentatori che diciamo assegnano la ragione, spiegano la ragione del trionfo di Trump con una risposta di pancia dell'elettorato americano ai problemi del loro paese, qui c'è invece chi la pensa in modo completamente diverso, è Giuseppe De Bellis sul giornale, che dice: non chiamatela appunto una vittoria di pancia, e poi spiega perché nel suo articolo. Stamattina sarà il momento di molti che diranno appunto: non abbiamo capito niente, ha vinto l'America profonda, la pancia del paese. La prima parte del discorso adesso è ovvia, la seconda è l'alibi della prima, perché ogni volta che si fa riferimento alla pancia c'è quel che non so di che è razzista e classista, tipico proprio di chi in America, come in Europa, come in Italia, non capisce e dà a ciò che non capisce letture banali. Non ha vinto, dice questo giornalista del giornale, la pancia del paese, ma un pezzo molto più consistente e rilevante del paese. In attesa di dati certi e dei flussi, la sensazione è che Trump abbia vinto anche in aree geografiche, in classi di popolazione diverse da quelle che gli venivano attribuite prima del voto. Significa che il trumpismo è più radicato, profondo e esteso di ciò che molti erano disposti ad ammettere. E qui poi c'è tutta l'analisi, insomma,
che è una delle tante cose che ovviamente per chi voglia approfondire questa, che comunque è una vicenda che interessa a tutto il mondo, ha l'opportunità di fare quando anche i giornalisti si saranno un po' ripresi dallo shock dell'esito di questa tornata elettorale. Una rapida occhiata anche ai giornali, che naturalmente sono fermi a parecchie ore prima di quel che è stato poi l'esito finale, tant'è che la maggior parte si dà, analizzando naturalmente i dati all'epoca, quando sono usciti i giornali, quando hanno stampato i giornali, i dati che c'erano in mano, c'erano quelli delle previsioni che davano sicura la vittoria per, quasi sicura la vittoria per Hillary Clinton. In realtà già la Nazione in prima pagina riporta testa a testa negli stati chiave, poi ha vinto dappertutto Trump, sì che... Comunque ci sono analisi che restano valide, chiunque vinca, ormai sappiamo che ha vinto la Trump. Andrea Cangini scrive nell'articolo di fondo della Nazione: la vocazione, chiunque vinca in questo caso Trump, la vocazione universalista americana rimarrà un lontano ricordo. Avremo un'America sempre meno interventista nel mondo e con la Clinton, che però non è stata confermata, la conferma del tabù russo. In sintesi, noi italiani, o parlando in astratto, noi europei saremo sempre più soli, costretti perciò a diventare adulti in fretta. E questo in realtà è un refrain che viene proposto da diversi anni in qua per quel che riguarda l'esito delle elezioni statunitensi, cioè il fatto che progressivamente ci sarebbe questa perdita di leadership voluta anche da parte degli Stati Uniti. Vedremo, perché poi in realtà negli ultimi anni, ma nell'ultimo decennio come minimo, le scelte degli Stati Uniti ovviamente in politica estera hanno pesato ed enormemente, e se ne sta vedendo ancora le conseguenze in parecchi scenari, diciamo, particolarmente problematici, specie di guerra, del mondo. C'è una vignetta che forse sintetizza meglio anche di tante analisi quel che è successo. Stati Uniti exit poll: lei per chi ha votato? Non glielo dico, perché il voto è segreto? No, perché mi vergogno. E probabilmente è quel che è successo agli sventurati sondaggisti, che chiedevano in particolare alle persone se avrebbero votato Donald Trump, e si sono sentite probabilmente rispondere di no, con molti poi che evidentemente poi invece per Trump hanno votato. E qui c'è questo asset che aveva lanciato la televisione di Stato russa, pare non proprio un modello di indipendenza dal Cremlino. Comunque c'era stata questa dichiarazione di uno speaker, che è Dmitry Kisielov, il giornalista televisivo della televisione di Stato russa, soprannominato dai suoi detrattori il capo della propaganda del Cremlino, che nel suo programma Le Notizie della Settimana ne ha dette di cotte e crude sulla Clinton, tra l'altro dichiarando la Clinton al vertice di una piramide di corruzione. Ecco, la Clinton al vertice di una piramide di corruzione, e qualcuno evidentemente gioisce anche per la vittoria di Clinton, di Trump, e sicuramente questa è la Russia che su Donald Trump appunto aveva puntato in modo silenzioso, ma non troppo. Qui c'è poi un articolo interessante ancora di Cesare De Carlo, che si occupa per la Nazione appunto delle vicende statunitensi, che fa un elenco molto interessante di chi ha sostenuto Hillary Clinton da parte della, diciamo, dell'apparato, quasi tutti, e chi sosteneva invece Donald Trump. La sola lobby che sosteneva Trump era la NRA, cioè la National Rifle Association, che si richiama al diritto di portare armi, un diritto sancito dal secondo emendamento costituzionale. Poi c'erano quelli che i politologi chiamano la pancia dell'America, l'America rurale, l'America delle piccole e medie imprese, che sono state messe in ginocchio da una globalizzazione discriminatoria. La globalizzazione che ha gonfiato i profitti dei grandi e messo fuori dal mercato i piccoli. Persino il Wall Street Journal, il mondo economico, aveva preso le distanze. Perché? Perché Donald Trump non lo rappresentava, non rappresentava la finanza seria, tantomeno quella speculativa che ai suoi campioni in Soros e Buffett non piaceva ai mercati, che vogliono prevedibilità, status quo e stabilità, e che non l'hanno avuto evidentemente. Non era l'espressione dell'establishment, ma, e questa è una notazione piuttosto interessante, come Bernie Sanders in America, Marine Le Pen in Francia, Norbert Hofer in Austria, che il 4 dicembre potrebbe diventare presidente, Alternative für Deutschland in Germania, Grillo e Salvini in Italia, era anti-establishment, raccoglieva cioè la delusione dei ceti
medio-bassi, la rabbia del voto bianco. La conclusione è che, perlomeno sostenuta da De Carlo, è che l'America è spaccata come non accadeva dalla guerra civile. E qui c'è anche una dichiarazione poi dell'ambasciatore, non molto a lungo ancora prevedibilmente, John Phillips, perché è un democratico che parla da democratico, che a proposito delle elezioni precedenti ha spiegato le diversità del voto attuale in questo modo. Le elezioni del 2008 e del 2012 si sono caratterizzate per slogan come Hope, cioè speranza, e Yes we can, sì possiamo, e quelle del 2016 si possono riassumere con le espressioni fear, paura, e no, you can't, cioè non puoi. E quindi diciamo, questa è la nota che questo ambasciatore dà. Brevissimo passaggio su questioni che non riguardano appunto l'esito del voto negli Stati Uniti, ancora questa botta risposta che ha proseguito anche ieri tra Juncker, per la Presidente della Commissione europea, e il governo italiano, in particolare il Premier. Stamattina saranno pubblicate le nuove stime economiche a base di giudizi sulla legge di bilancio 2017, attesi per il 16 di novembre. Per l'Italia, i dati che circolano da parte europea indicano un deficit PIL lievemente superiore al 2-3% del governo, forse 2-4%, un debito più alto rispetto al 132,6%, intorno cioè al 133%, ma una crescita del PIL lievemente inferiore all'1% previsto dal governo, forse lo 0,9%. Questa è, diciamo, un po' anche la ragione poi profonda della diatriba cui stiamo assistendo da qualche giorno a questa parte. Il discorso di Juncker dimostra quanto, il discorso fatto ieri, quanto la posizione della Commissione oggi sia scomoda. Il Presidente, infatti, dell'esecutivo dell'Unione Europea è attaccato dall'Italia perché è poco flessibile, e esattamente per il contrario, cioè per la troppa flessibilità dimostrata dalla Germania, che sembra essere ormai diventato ormai l'azionista di, per così dire, di riferimento dell'Unione Europea. Per la politica ancora interna c'è un'intervista interessante, sempre della Nazione, con il professor Parisi, che è stato uno dei protagonisti dell'Ulivo. Bersani sbaglia, dice Parisi, non è una coalizione fondata sulla proporzionale che può dare all'Italia il governo di cui ha bisogno. E si chiede a questo autorevole esponente della politica, il fuori fuori della Leopolda è l'anticamera della scissione? Non mi sembra, non vedo al momento scissione annunciata e men che mai minacciate. Vedo invece un duro scontro tra la stragrande maggioranza del partito e una minoranza sempre più ridotta, uno scontro tra due linee contrapposte, non su un tema etico, uno di quelli che, come l'aborto per sua natura prepolitica, chiama in causa la libertà di coscienza, ma su un tema nitidamente politico che chiama in causa l'idea di politica e di democrazia e la stessa idea di partito, e si riferisce naturalmente allo schierarsi per il sì o per il no al referendum. L'ultima cosa che vorrei far vedere, che è una notizia di cronaca riportata a livello nazionale, ma che tocca in qualche modo anche la storia di Pistoia, è questa. È una notizia legata a una vicenda processuale. Il bel René, cioè Renato Vallanzasca, un bandito che ha fatto, diciamo, la storia della criminalità in Italia, si tiene i soldi, Ministero K.O. in tribunale. Di che si tratta? Il Tribunale Civile di Roma ha dato ragione a lui e alla moglie Antonella D'Agostino contro il Ministero dell'Interno, che aveva preteso un risarcimento di oltre 400.000 euro mai versato per l'omicidio del poliziotto Bruno Lucchesi, freddato nel 76 dopo una evasione in carcere. Perché questo fatto è allegato, è, diciamo, questo risarcimento che non ci sarà legato alla storia di Pistoia? Perché questo sventurato agente di polizia venne assassinato nel 76, appunto all'uscita del casello autostradale di Montecatini. Dunque questo è un altro dei tanti articoli che vale la pena di leggere, anche perché riporta alla memoria a fatti veramente importanti e comunque che hanno segnato, pur in negativo, la storia del paese, come è stata la criminalità e queste forme particolari di banditismo negli anni 80 in particolare.
Bene, per ora diciamo che possiamo fermarci qui con l'edicola e poi naturalmente per ogni aggiornamento rinviamo alla prima edizione del nostro telegiornale su TVL, TG60 TVL che partirà come ogni giorno alle 14.20. Per il momento grazie per la vostra cortese attenzione e buon proseguimento di mattinata.